Ciao ragazze, ciao ragazze. Allora, video di cose per la beauty aggeggi, non so, strumentazioni, boh, poi vedrò come chiamarlo. Allora, sono dei prodotti di aiuto alla bellezza. Il primo prodotto di cui voglio parlare sono questi bastoncini biodegradabili con la puntina in cotone. Questi sono della Dermocotone, li ho pagati 79 centesimi, sono 100% puro cotone, 200 bastoncini eco. Sono non gettare i bastoncini nei servizi igienici negli scarichi, smaltire secondo le istruzioni del comune di appartenenza. Comunque l'imballaggio, vabbè, è carta, questa è carta, il resto è plastica, ma la plastica quella più sostenibile, e anche se il bastoncino è eco, va comunque smaltito nella indifferenziata. Però rispetto ai classici bastoncini sono più facili da smaltire, cioè il processo di smaltimento è molto più rapido. Sono morbidissimi, io di norma li utilizzo per aiutarmi a succare il trucco, pulire da eccessi di prodotto nella zona periculare, quindi mascara che cade, polvere di ombretti, eccetera. Lo utilizzo anche per sfumare un po' la matita quando voglio una sfumatura sto morendo, più delicata rispetto a una sfumatura che potrebbe dare un pennello a lingua di gatto, oppure meno delicata rispetto a una sfumatura con un pennello a penna, quindi posso differenziare la mia sfumatura di matita. In casi estremi con questo tipo di cotton fioc riesco a fare anche la sfumatura all'interno della piega, nel senso applico la matita a forma di V, con il cotoncino riesco a sfumare se la matita è abbastanza morbida, come può essere ad esempio questa nera di Flormar, che è molto morbida. Riesco a sfumare e fare un po' di tecnica, come si chiamava? Pencil technique di Regina, che lei ha portato sul web italiano, su YouTube Italia. Mi piacciono molto. Ah, sono made in Europe. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo guanto scrub dell'Emanuela Biffoli. Ho acquistato questo scrub dopo una cazziata dalla mia estetista perché avevo troppi peli incarniti dietro la coscia, ma qui a casa non mi ero portata i miei guantini, li ho lasciati da mamma, che li utilizzava anche lei, quindi gliel'ho lasciati, e quindi sono stata cazziata e ho dovuto correre ai ripari. Ho preso questo un po' grande, così con la mano unita, con una trama molto importante, grossa, con il filo, non so se si vede, bello spesso. Quando l'ho acquistato e l'ho aperto ho pensato, oddio, forse è troppo aggressivo, ma è di una morbidezza e di una delicatezza sulla pelle, ti scrabba ma non ti grattugia, e si sciacqua facilmente perché è un tessuto, una corda naturale, non accumula sporcizia, si asciuga rapidamente. Io comunque lo tengo in doccia, diciamo lontano dal getto diretto, ma comunque nella doccia non ha profumbuzze strane di muffe, eccetera. La mia pelle risulta molto più levigata dopo che l'ho utilizzato, giusto che sia. Mi sta piacendo molto e la mia stilista non mi ha più cazziato per i peli incarniti dietro la coscia, quindi ottimo. Mi è piaciuto tantissimo. Altro prodotto dell'Emanuela Biffoli è questa spazzola quadrata, spazzola rettangolare grande, ideale per capelli lunghi e folti. Le setole sono miste, naturali e bianche in nylon, per lisciare e allo stesso tempo dare volume ai capelli senza danneggiarli. I materiali naturali contrastano l'effetto crespo eliminando l'elettricità statica, scusate. Allora, è una bellissima spazzola. Si è sporcata, dove l'ho sporcata? No, cos'è? Una pinna. Oddio, ho sporcato, dopo devo vedere come pulirla. Sì, credo che sia inchiostro. E dove l'ho sporcata?
ci sono rimasta malissimo. Comunque, non lo guardiamo dietro. Allora, ha una serie di dentini bianchi, non so se si vede in contrasto, questa parte più scura, con tanti piccoli dentini di misura diversa, naturali. Io la utilizzo per lisciare, per fare effetto più liscio sui miei capelli. Sui capelli umidi, prima li spazzolo con la spazzola scioglinodo, poi con il phon e questa a testa in giù vado ad asciugare in modo liscio i miei capelli. Faccio i quattro passaggi per me canonici, cioè testa in giù, un lato mi aiuta a dare volume e poi tutti indietro. Dopodiché li divido a sezioni e la utilizzo dal basso verso da sotto verso giù per dare il volume, specialmente in questa zona qua che ho pochissimo volume. Alzo la ciocca, ce la passo sotto, ora non vorrei uccidermi l'extension, e con il phon accompagno il movimento. La venerdì, se non erro, sì, venerdì è stata l'ultima volta che ho fatto i capelli lisci con questa metodologia. E anche se c'era un pochino di umidità in più rispetto a quella che io avevo preventivato, i miei capelli sono rimasti voluminosi, lisci, lucidi, bellissimi. Mi sono piaciuti tanto, tanto, tanto. Veramente un'ottima spazzola. Io prima di questa utilizzavo quella di G-Cube, sempre quadrata, sempre con questi dentini. Che ho distrutto perché l'avevo comprata forse nel 2013, non mi ricordo. Mi è durata tantissimi anni, ma poi comunque a un certo punto doveva essere sostituita e quest'anno l'ho sostituita con questa di Emanuela Biffoli, mi piace tantissimo. Ultimo prodotto per questo video, per questa serie di video, sono rimasta senza voce, sono i dischetti di Wycon Disco Remover Small 70 Cotton Pad. 70 dischi soffici e resistenti, ideali per detergere il viso, per la detersione del viso, della pelle e leva smalto. Allora, come leva smalto non hanno lasciato pelucchietti, quindi l'unghia era perfettamente pulita. Li ho utilizzati per struccare il viso e gli occhi con i prodotti che vi ho mostrato nel video precedente, in due video precedenti fa. E sono andati benissimo, non si sono sfaldati, erano belli compatti, non erano troppo grandi, più o meno così. Mi sono piaciuti tantissimo. Credo che, come dicevo nell'altro video, vorrei evitare di comprare questi, vorrei prendere quelli riutilizzabili. Ora mi devo riorganizzare. Ok, dopo 2 ore di girato, direi che è il caso di andare a pranzare. Ho fame, sono le 3. Ok, ti invito di nuovo ovviamente a mettere un pollice in su se ti è piaciuto il mio video, a iscriverti al canale per non perdere i miei prossimi video. E nulla, grazie per avermi aperta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!